Un appuntamento che ormai è diventato un must per Bibione, la raccolta differenziata non va in vacanza, l'educazione ambientale non va in vacanza, e quest'anno a Bibione, ormai da 7 anni consecutivi, sono presenti nelle arenine per insegnare ai giovani, ai bambini, ma anche ai turisti, come si fa la raccolta differenziata a Bibione e come viene effettuata e come vengono fatti i comportamenti ambientali virtuosi nel rispetto dell'ambiente, di una spiaggia che ha fatto dell'ambiente il suo punto di riferimento importante. Presidente, una spiaggia come Bibione non è fatta certo la raccolta differenziata. Avete lavorato insieme alla regione spiaggia, la raccolta viene fatta direttamente sul litorale. Ma che cosa si può fare? Allora, era una sfida importante, lo sapevamo, sia su Bibione che su Caorle, era una sfida importante. Abbiamo fatto ottimi risultati, Caorle ormai è superato il 50%, purtroppo a San Michele non arriviamo solo al 5%, secondo me abbiamo avuto tante cose positive, però bisogna fare uno sforzo in più. Stanno facendo bene la raccolta differenziata i commercianti, non tutti, gli albergatori, non tutti, ad esempio nelle seconde case abbiamo difficoltà. Nelle seconde case bisogna intervenire un po' più con le agenzie immobiliari turistiche, cercando di attivare un servizio dedicato a loro. Ovvio, non si può fare un porta a porta su 25.000 appartamenti, però ad esempio pensare a una forma di incentivazione al riciclo anche per gli appartamenti, per le seconde case, servirebbe anche a ridurre le tariffe. Come è cambiata di conseguenza il servizio, la raccolta sul litorale negli anni che sono venuti? Sì, infatti in questi anni siamo partiti che avevamo raccolta differenziata attorno al 20-25% con raccolta a cantoni stradali che ingombravano, che davano fastidio. Oggi siamo per quasi il 50% di Bibione territorialmente porta a porta, il 50% appunto dove sono le seconde case è difficile attuarla, avevamo delle campane, sono dedicate a loro. Certo, abbiamo fatto molto, ma secondo me bisogna ancora fare di più.